È passato ormai più di un mese da quando ho iniziato a fare mining. Se seguite il mio progetto Mining Farm sapete con che schede video sto facendo mining e più o meno quanti dovrebbero essere i guadagni. Ma oggi andremo a vedere esattamente in un mese di mining quanto ho guadagnato e faremo anche alcune considerazioni sui costi che ci sono per quanto riguarda la corrente. Vi andrò anche a spiegare come fare per calcolare i costi della corrente nel vostro caso, perché io ho un contratto, voi ne avete sicuramente uno diverso dal mio, quindi abbiamo dei costi diversi. Sapete ovviamente che io mino con NiceHash, quindi mi è molto facile andare a reperire un report che mi dice tutti i guadagni in un determinato periodo. Vediamo come si fa. Intanto, se siete curiosi di sapere come gestisco le cripto che mino, cioè Bitcoin, anche se in realtà con le schede video non mino Bitcoin, però NiceHash mi paga in Bitcoin, se siete curiosi fatemelo sapere qui sotto con un commento e magari ci faccio un video. Vi anticipo giusto solo che per adesso ciò che faccio su NiceHash lo prelevo e lo metto su Binance. Su Binance non lo lascio fermo, lo metto nella funzione Earn di Binance, così anche solo tenendoli depositati e liquidi, quindi posso prenderli quando voglio, guadagno degli interessi. Questo qui è NiceHash, la pagina principale. Per accedere al report ci basta andare su My Settings. Da qui poi dobbiamo scendere fino a Reports. E qua, come vedete, ho già creato un report, però a noi non ci interessa, ne dobbiamo creare uno specifico. Ora io non ricordo la data esatta nella quale ho iniziato a fare mining, però è intorno al 4 di aprile. Quindi faremo dal 4 aprile al 4 maggio. Andiamo a selezionare come tipo di transazioni mining. La currency mettiamo ovviamente Bitcoin, come fiat mettiamo euro. Come tempo di aggregazione io metterei giornaliero, quindi mi raggruppo i guadagni giorno per giorno. Ora che vedo il calendario, effettivamente più che il 4 di aprile ha più senso il 5 di aprile, perché era un lunedì se non sbaglio. Quindi mettiamo dal 5 aprile al 5 maggio, che poi tra l'altro il 5 maggio è proprio oggi. Quindi i guadagni di oggi non saranno definitivi, però più o meno li stiamo, un'idea ce la facciamo. Una volta cliccato su Crea il report ci vorrà qualche minuto che NiceHash genera il report. Appena il report sarà pronto potremo andarlo a scaricare in PDF e visualizzarlo. Nel frattempo che viene generato il report, andiamo a parlare di consumi. Dobbiamo chiarire subito due cose. Io la corrente elettrica al momento non la pago, la pagano i miei genitori, anche se ho deciso di contribuire a questa spesa, ovviamente, visto che la mia mining farm gli farà spendere molto di più. Ora, io non ho idea di quanto pago effettivamente al kilowatt nel mio contratto, però per capirlo vi basta prendere l'ultima bolletta che avete ricevuto dall'Enel o chi che sia e vedere ogni kilowatt quanto vi costa. Però attenzione, non dovete vedere il prezzo al kilowatt, dovete vedere il prezzo al kilowatt incluso di tutte le altre spese accessorie, come spese di trasporto e che cavolo ne so io. Infatti, cercando su Google quanto costa all'incirca un kilowatt, trovo scritto che varia tra 0,19 centesimi al kilowatt a 0,48, però tutto compreso di servizi di rete, accise, IVA e spese varie. Perché il solo kilowatt, quindi la sola potenza che consumiamo, ci viene a costare molto di meno di questo prezzo qui, però purtroppo ci tocca pagare anche tutte queste spese extra. Perciò il vero prezzo che dobbiamo vedere è proprio questo. Ora io voglio fare una media. Ipotizziamo che spendiamo 25 centesimi al kilowatt. Dobbiamo capire quanto la nostra mining farm consuma. Per capirlo possiamo fare in due modi. O comprate un oggetto come questo che vi mostro qua, vi lascio il link magari per acquistarlo qui sotto in descrizione, oppure possiamo anche vederlo direttamente da NiceHash. Ovviamente prendendo un misuratore di potenza è più preciso il calcolo. Oppure su NiceHash possiamo andare nella sezione mining e qui sotto ci dovrebbe venire scritto da qualche parte quanto sta consumando. Onestamente non so perché non mi sta uscendo, però mi è capitato alcune volte in questa pagina di visualizzare il consumo del singolo rig. Qui come vedete ho due rig, uno è il computer qui sopra, quello che uso tutti i giorni, l'altro è proprio la mining farm. Cliccando per esempio sulla mining farm, che è questa qua, dove sono due dispositivi, comunque se seguite la serie lo sapete, mi capita di vedere in questa zona qui che sto evidenziando col mouse il consumo in watt della farm. Adesso non so perché non sta uscendo. Fatto sta che questo numero è abbastanza approssimativo. La cosa migliore è utilizzare un misuratore come quelli che vi ho mostrato, che io al momento non posseggo, ma sicuramente lo prenderò per farmi un'idea più chiara. Il fatto sta che il consumo mostrato su NiceHash ovviamente si riferisce soltanto alle componenti che vengono utilizzate da NiceHash.
quindi nel mio caso le schede video. A queste componenti bisogna aggiungere anche il consumo del processore e delle altre cose, che ovviamente se non vengono sfruttate, chissà che, consumeranno poco. Io ho fatto i miei calcoli in questo modo. La mining farm qua mi segnava all'incirca 450 watt. A questi 450 watt io ce ne ho messi un centinaio, così per abbondare, processore e cose varie, quindi sono arrivato a 550 e poi ho arrotondato a 600, proprio per esagerare. Per avere un calcolo bello preciso dovrei utilizzare uno di quei misuratori e dovrei andare a leggere la cifra di quanto mi costa il kilowatt sulla bolletta. Quindi se fate queste due cose sapete effettivamente quanto vi viene a costare. Io al momento mi accontento di questo calcolo approssimativo, perché è anche approssimativo il mio contributo nel pagare la spesa elettrica per adesso. Facciamo quindi questo calcolo. Sappiamo che 650 watt è il consumo della nostra mining farm. Moltiplichiamo adesso 650 watt per 24 ore. Questo è il consumo in watt in una giornata. 15.600 watt, quindi 15 kW e 6. Moltiplichiamola adesso per 30 giorni. In un mese consumo 468 kW, che sarebbero 468.000 watt. Moltiplichiamo adesso 468 kW per 0,25, viene 117 euro. Ora, questo calcolo è molto approssimativo, io sono abbastanza sicuro di non pagare questa cifra di corrente. Non pago 0,25 centesimi al kilowatt, ne sono sicuro. Infatti, in dei calcoli precedenti che feci un po' di tempo fa, calcolai all'incirca sulle 80 euro al mese. Quello che vi sono andato a spiegare è semplicemente la procedura per calcolare quanto la vostra mining farm consuma. Quindi, in sostanza, prendete l'ultima bolletta che avete ricevuto, leggete quanto vi costa il kilowatt incluso di tutti i servizi, compratevi un misuratore di potenza per vedere quanto la vostra mining farm consuma, fate questa misurazione, il wattaggio che vi viene scritto dal misuratore moltiplicatelo per 24 ore, poi per 30 giorni, poi i kilowatt che ottenete moltiplicateli per il costo al kilowatt e ottenete il costo di quanta corrente elettrica spendete ogni mese. Ora io non mi atterrò a questo 117, ma mi atterrò alle 80 euro circa che calcolai tempo fa, che è sicuramente un calcolo più preciso. Nel frattempo il report è pronto, in realtà è già pronto da un po' di minuti, però vi ho spiegato altre cose nel frattempo. Facciamo quindi download report PDF e andiamo ad aprire il PDF. Questo è il report, è molto semplice da leggere. Abbiamo innanzitutto la data, poi abbiamo lo scopo, hash power mining, quindi il mining, poi abbiamo quanto abbiamo minato, abbiamo il valore dello scambio bitcoin-euro in quel momento, e abbiamo il corrispettivo in euro in quel momento con quel valore bitcoin euro. Poi abbiamo le fee. Le fee sono le commissioni che NiceHash si prende su ogni giornata di mining. Infatti, come vedete, ho minato 7,15 euro, però NiceHash si è fregata 14 centesimi. Come potete vedere, il mining in media mi fa circa 6-7 euro, alcune giornate un po' di meno, 5-7, alcune volte 8, alcune giornate sono state parecchio buone, mi hanno fatto fare anche 9,95 euro, come vediamo qua. I guadagni dal mining sono molto variabili e dipendono da tanti fattori. Come potete vedere, il guadagno medio è di circa 7 euro al giorno. E infine arriviamo all'ultimo giorno, dove mi segna soltanto 5,16 euro, perché il 5 maggio non è ancora giunto a termine, quindi non mi può segnare i guadagni totali. Fino a mezzanotte di stasera sicuramente arriverà sui 6-7 euro. Anzi, secondo me arriverà anche sugli 8-9 oggi, perché è parecchio buona la giornata. Come possiamo vedere, il guadagno in bitcoin totale è questo qua, 0,00451645, che corrispondono a 215,04 euro. Ora, per avere un calcolo più preciso, prendiamo questa cifra di bitcoin e utilizziamo il convertitore bitcoin euro di Google. Come vedete, sul calcolatore mi dà un paio di euro in più, però il concetto è più o meno lo stesso. Ora, questi 220 euro circa, oggi sono 220, domani possono essere 250, come possono diventare anche 180. Tutto dipende dal valore del bitcoin. Finché non li vendo per avere degli euro oppure delle stable coin, io per adesso questi bitcoin che ho minato non ho intenzione di convertirli, piuttosto li sto appoggiando su Binance, come vi ho annunciato. Questi ovviamente sono guadagni lordi ai quali devo togliere i costi di corrente, che abbiamo ipotizzato 80 euro, quindi 220 meno 80 sono 140 euro di guadagno netto, che possono aumentare se Bitcoin sale, ovviamente. Come vedete, non si diventa ricchi col mining, non è un modo di fare tanti soldi in poco tempo, e anzi, io per iniziare a fare queste cifre ho messo parecchi soldi in investimento iniziale, soprattutto nel periodo attuale dove schede video non se ne trovano e le poche che ci sono sono a prezzi assurdi. Quindi capite che iniziare a fare mining oggi probabilmente non conviene. Ciò che invece vi proporrei di provare, se siete curiosi e che magari potete fare anche senza investire grossi capitali, è il farming di Kia, una nuova criptovaluta che è uscita ormai da circa un mesetto, ha iniziato ad essere scambiata il 3 maggio e quindi ha acquisito un valore. Io personalmente ci sto provando, non ho ancora guadagnato nessun Kia, ho iniziato da pochissimo e vedrete infatti nei prossimi giorni alcuni video nei quali vi andrò a spiegare come minare Kia, o meglio come farmare Kia,
come funziona chi è tutte queste cose qua. Kia funziona utilizzando gli hard disk, non le schede video. Al momento sul mercato gli hard disk ci sono ancora, quindi volendo si può provare. E poi chi non ha un hard disk in casa? Ovviamente non stiamo parlando di pochi giga, per farmare Kia servono un bel po' di tera, almeno 4, 8, 12 tera. Anche un tera potrebbe bastare per iniziare, però non so quanto possa convenire. Detto questo, io vi invito a mettere un bel pollice in su, iscrivetevi al canale e noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao ciao!